Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video sulle stesure. Vi parlerò del metodo universale, che è uno di quei metodi che vengono utilizzati per dare, diciamo, un quadro generale, sul consultante, quindi sulla persona che vi chiede il consulto. Quindi si va a concentrare molto più che sulla situazione, sulla persona che vi fa la domanda. Questo è un metodo del quale io volevo parlarvi perché va a stimolare molto bene l'intuizione e come voi sapete, per leggere i tarocchi è necessario allenare l'intuizione. Questo tipo di metodo permette appunto di farlo, quindi è il motivo per cui ve ne volevo parlare. Anche se non è un metodo tanto usato, io vi invito invece a provare ad usarlo perché va a stimolare molto bene tutti gli aspetti dell'intuizione che sono necessari per leggere i tarocchi. Vi mostro uno schema di questo metodo e vi spiego bene nei dettagli in che cosa consiste e a cosa corrispondono le determinate carte nelle varie posizioni. Vediamo subito lo schema. La carta nella posizione 1 è la carta della personalità, quindi consente di avere un quadro generale e riassuntivo, diciamo così, della personalità del consultante. Quindi in qualche modo noi qui possiamo capire che tipo è la persona che abbiamo davanti. La carta in posizione numero 2 è quella che va a rappresentare l'aspetto più fastidioso del carattere del consultante, quindi quale tipo di comportamento e di lato del suo carattere può risultare fastidioso magari per gli altri, ma a volte anche per se stesso, perché magari è un aspetto, che sa di avere e del quale è infastidito proprio lui in prima persona. Quindi si potrebbe trattare di qualcosa che porta gli amici o se stesso all'esasperazione, oppure anche una di quelle piccole cose sulle quali magari le persone sono più tolleranti, che però magari a volte in determinati contesti possono essere un pochino più fastidiosi. La carta in posizione numero 3 va invece a sottolineare qual è l'aspetto migliore del suo carattere. Quindi l'aspetto che le persone magari ammirano, l'aspetto che le persone apprezzano di più, ma anche l'aspetto magari che la persona stessa preferisce e ama di se stessa. Quindi non si riferisce solo ai comportamenti, ma proprio anche a caratteristiche che possono essere particolarmente gradevoli proprio anche nel modo di essere, nel modo di essere anche fisicamente, quindi non soltanto nel modo in cui si comporta. La carta in posizione numero 4 va a rappresentare una sfida importante che il consultante deve affrontare, quindi può riguardare qualsiasi aspetto, dal lavoro alla sua vita privata, ma è comunque una sfida, qualcosa che il consultante dovrà affrontare. La carta numero 5 va a indicare un desiderio segreto. Quindi rappresenta qualcosa che il consultante desidera, qualcosa che vorrebbe fare, ma che non dichiara ad alta voce, o perché magari ha paura di non riuscire ad ottenerlo, perché ha paura di essere preso in giro, perché ha paura che non lo capirebbero, comunque è qualcosa che lui dentro di sé desidera molto, ma non osa dirlo ad alta voce. E la carta numero 6 è il punto di forza. Quindi rappresenta il punto, di maggiore energia, di maggiore forza del consultante. Quindi questo è un metodo che va benissimo quando la persona non ha delle domande precise e vuole solo sapere un pochino in generale, così, qualcosa di sé, qualcosa della sua vita. In questo caso potete usare questo metodo e come vi dicevo è molto utile soprattutto a voi perché vi permetterà di allenare bene l'intuizione. Quindi facciamo un esempio ponendo il caso che la persona non chieda nulla di specifico, vuole solo sapere un po' così quello che esce dalle carte, cosa le carte vogliono comunicargli e quindi magari anche il desiderio di conoscersi un pochino meglio, di conoscere alcuni aspetti di sé. Quindi possiamo fare questo metodo. Vediamo subito un esempio. Vediamo in posizione numero 1, quindi la carta della personalità, il re di spade. Quindi da questo noi possiamo dedurre che il consultante è una persona autoritaria, forte, magari una persona che si arrabbia facilmente quando si trova davanti un ostacolo, una persona che
a volte magari anche delle contraddizioni, che non ama perdere tempo e quindi magari è più irascibile, non ama la lotta, però è capace magari di affrontare uno scontro e anche di vincerlo. A volte questa persona fa fatica a rilassarsi, fa fatica a lasciarsi andare, ad essere spontaneo, ironico, perché i pensieri e gli impegni gli occupano troppo la mente. In posizione numero 2, quindi nel comportamento fastidioso, noi vediamo il fante di coppe. Questo significa che il consultante ha sempre una sua opinione da esprimere su qualunque cosa. Raramente accetta il fatto di non sapere qualcosa o l'idea di passare in secondo piano. Spesso si inserisce in cose che non lo riguardano, rischia di dare dei giudizi senza avere sufficienti elementi e senza magari rendersi conto di alcune cose. Quindi questo aspetto potrebbe risultare fastidioso per gli altri, ma magari anche fastidioso per se stesso, perché lui comunque ne è abbastanza consapevole. In posizione numero 3 vediamo il lato migliore, la regina di denari. Questo significa che è una persona generosa, attenta e pratica. Quindi quando si ha bisogno di un consiglio, di un aiuto da lui, è sempre presente, è pronto a dire come stanno le cose senza tanti giri di parole e soprattutto ad offrirsi con generosità per aiutare gli altri. Quindi su questa persona si può contare, siamo sicuri che ci ascolterà e che sarà sincera. In posizione numero 4, la sfida più importante, vediamo il 5 di bastoni. Questo vuol dire che la persona potrebbe trovarsi a mettere alla prova la propria forza, le proprie capacità contro un ostacolo, forse magari un ostacolo che è più grande delle sue possibilità. Però in realtà non corre nessun rischio, in quanto la sfida più che altro è un momento che lui utilizza per verificare la sua abilità, quindi non avrà delle conseguenze negative perché più che altro vuole misurarsi un po' con quello che lui è in grado di fare, però poi è anche capace di fermarsi se si accorge che quella cosa è troppo per lui. In posizione numero 5, cioè il desiderio segreto, abbiamo l'appeso. Questo indica che la persona si trova a combattere delle guerre non sue e a pagare il prezzo di errori di altri. Evidentemente, essere d'aiuto e sentirsi importante o necessario è molto importante per lui. Quindi il consultante desidera mettere alla prova il suo senso di responsabilità e di giustizia, però in realtà non lo vuole ammettere. In posizione numero 6, il punto di forza, abbiamo il 2 di coppe. Questo vuol dire che il consultante ha vicino a sé una persona che è in grado di tirare fuori gli aspetti più dolci del suo carattere e della sua personalità. Grazie a questa persona, che in qualche modo lo completa, è in grado di affrontare qualunque ostacolo, purché si ricordi sempre di ascoltare ed eventualmente di cambiare le proprie opinioni senza imporsi. Quindi abbiamo di fronte una persona molto forte che è capace di affrontare delle sfide, che è capace di esprimere la propria opinione senza mezzi termini, ma proprio questo in alcuni contesti può essere un difetto e in altri contesti può essere un pregio, perché quando il suo aiuto non è richiesto è considerata una persona invadente, ma quando invece il suo aiuto è richiesto, allora addirittura può essere una cosa risolutiva. E poi vediamo che a fianco a sé ha una persona che per lui è molto importante, che rispetta tantissimo, che è in grado di andare ad addolcire gli aspetti più duri del suo carattere e soprattutto è in grado di ricordargli che deve rispettare le opinioni degli altri e non deve imporre le sue. Quindi, insomma, in generale possiamo vedere una persona che in qualche modo è in grado anche di tornare sui propri passi e di riflettere su quelli che sono i suoi difetti. Ovviamente questo, come sempre, è solo un esempio, prendetelo come tale, però è utile, come vi dicevo, per sviluppare un pochino l'intuizione nella lettura dei tarocchi. Io vi invito, come sempre, a commentare il video qualora abbiate delle domande, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.